Ed eccomi tornata in uno dei miei video, ecco la buca su Roma, è così. Fatti cotti e mangiati al volo in macchina, perché sono talmente incasinata in questo periodo che non riesco a fermarmi un attimo per fare un video. Ve ne sarete accorti perché sto pubblicando molto meno. Però adesso vi spiego il motivo per cui ho sentito la necessità di fare comunque, tra le tante cose che ho da fare, questo video, poiché è un periodo, soprattutto da quando è uscito il nuovo sistema operativo iOS 11.3, che tutti stanno là a chiedermi: ma è possibile che iOS 11.3 stia scaricando più velocemente la batteria del mio dispositivo? Avendo provato questa nuova funzione informativa, che direi molto utile, dello stato batteria, che ti dice non solo quanto è carica o scarica la batteria, ma ti dice esattamente che stato di usura ha, e quindi rispetto al 100% del suo potenziale, nel corso dei mesi o degli anni che lo state usando, di quanto può essere sceso il suo potenziale. Per esempio, nel mio caso figura che dopo un anno e mezzo che ho il mio iPhone 7 Plus, anziché avere il 100% del suo potenziale, ho l'86% del suo potenziale, che significa che va ancora bene, anzi viene definito un buono stato della mia batteria, e quindi non c'è nessun bisogno di allarmarsi o doverla cambiare. Per esempio, infatti, le prestazioni del mio dispositivo devo definirle assolutamente pari a nuovo, cioè io non vedo nessuna differenza e non ho alcun tipo di problema di durata di batteria, sinceramente, pur facendone un uso intensivo. Scusate se trema tutto, ma a Roma è pieno di buche. È una cosa. Quindi, siccome sono in tanti a dirmi che hanno la sensazione che invece, anche se lo stato batteria risulta buono dalla nuova funzione iOS 11.3, considerano che invece si stia riducendo la durata della loro batteria, e visto che comunque gli utenti iPhone cambiano in continuazione, non è che sono sempre gli stessi, ce ne sono sempre di nuovi, ritengo che sia importante, specie per loro, specie per chi non è che si sia interessato così tanto in passato di questo argomento, probabilmente non sa quali sono gli accorgimenti da usare per far sì che il proprio iPhone non si scarichi velocemente, poiché ci sono delle impostazioni da dare al proprio iPhone affinché non ci sia uno spreco inutile di batteria. E attenzione, quando dico questo non mi riferisco affatto, come molti credono, di spegnere il wifi come se non ci servisse ogni 5 secondi, oppure, aspettate, cos'altro, togliere il bluetooth, ne ho sentite varie. No, assolutamente, io non consiglio mai di spegnere il wifi come se questo migliorasse il consumo della batteria, perché non è vero che spegnere il wifi migliora il consumo di batteria, perché quando il wifi è disattivato comunque l'iPhone starà sempre a cercare il segnale di connessione 3G o 4G a seconda della vostra zona. Insomma, non sono questi gli espedienti che fanno la differenza. Gli espedienti che fanno la differenza ve li ho spiegati in un vecchio video, quasi di 2 anni fa più o meno. Di conseguenza, non avendo ora il tempo io di rifare tutto il video da capo, adesso vi metterò qui le immagini di quel video in cui vi spiego che cosa fare. Vi consiglio di seguire con attenzione questo video, sia se avete già sentito parlare di queste cose, così almeno le ripassate e le ricontrollate nel vostro dispositivo, perché anche se magari in passato avete fatto correttamente determinate impostazioni, quando fate un aggiornamento di sistema operativo delle impostazioni possono ritornare invece a quelle di partenza, quindi potreste perdere questi accorgimenti che avevate attivato in passato. Quindi guardate con attenzione questo video per ripassare, oppure guardate con attenzione questo video per apprendere per la prima volta queste informazioni. Io vi assicuro, l'ho provato su tutti, che la situazione migliorerà, e di tanto. Ora vi lascio a vedere il video e poi vi risaluto da qui, dalla macchina. Allora, ecco le 3 impostazioni principali da dare affinché la vostra batteria duri di più. Andate su impostazioni, andate su generali e poi andate alla voce aggiornamento app in background. Qui. A questo punto potete, o come nel mio caso, disattivare l'aggiornamento delle app in background per qualsiasi applicazione, oppure lo tenete attivato e andate a scegliere le applicazioni di cui andare a disattivare l'aggiornamento delle app in background. Io lo tengo così e ho al 100% il funzionamento di tutte le app, compresa WhatsApp, che pur eliminando l'aggiornamento delle app in background continua tranquillamente a inviarmi tutte le notifiche e tutti i messaggi delle chat
che mi arrivano, come potete vedere dalle notifiche, vedete qua tutti i vari messaggi. L'aggiornamento delle app in background, come abbiamo detto altre volte, significa evitare che quando si chiude un'app questa continui a funzionare nello sfondo, connettendo sia in internet, controllando costantemente se arrivano nuovi messaggi, eccetera. Cosa che fa sia surriscaldare il vostro dispositivo, sia farvi sprecare batteria, sia sprecare dati di connessione internet. Altra cosa da fare, da evitare assolutamente, in generale anche per questioni di scelta, evitare che il vostro iPhone, iPad o iPod Touch scarichi automaticamente le nuove versioni delle app quando ne escono degli aggiornamenti in App Store. Questo è controindicato sia per motivi di batteria, perché poi il vostro dispositivo starà sempre lì a controllare se sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti per tutte le app che avete installato, e lo farà continuamente, e poi vi scaricherà continuamente i nuovi aggiornamenti ad ogni ora del giorno e della notte, surriscaldando il dispositivo e sprecando batteria. Ma poi anche perché a volte gli aggiornamenti delle applicazioni, vedasi anche il caso di WhatsApp, a volte anche questi aggiornamenti delle singole applicazioni possono essere pieni di bug, e quindi il mio consiglio è: andate qui sempre da impostazioni alla voce Theme Store e App Store e andate a disattivare il download automatico degli aggiornamenti, che normalmente è così, lo andate a disattivare. Terza cosa che vi consiglio caldamente: andare a disattivare il push della mail. Che cos'è il push della mail? Il push della mail è il fatto che il vostro dispositivo si connette continuamente ai server di posta elettronica delle caselle email che avete configurato nel vostro dispositivo per poter vedere se sono arrivate nuove email, nuovi messaggi. Se sono arrivati, automaticamente li scarica e poi subito vi invierà notifica della nuova email arrivata, delle nuove email arrivate. Questo ovviamente fa sì che ci sia un continuo collegamento online e quindi spreco di dati e spreco di batteria. In questo caso inserisco un pezzettino di video attuale, perché qui c'è una piccolissima differenza in iOS 11, perché dovete andare in impostazioni nella voce account e password, da lì vedrete i vostri vari indirizzi di posta elettronica se ne avete più di uno, e sotto vedrete la voce scarica nuovi dati, dovete selezionarla, dopodiché da lì, se vedete che è attivo con il tastino verde l'opzione in alto push, dovete disattivarla, e più sotto, se vedete che è attiva la voce automaticamente, andate a cambiarla e a selezionare manualmente. Nella stragrande maggioranza dei casi in iOS 11 questa opzione viene impostata su automaticamente, e questo fa abbassare la durata della batteria. Per vedere se sono arrivate nuove mail andrete qui nella vostra applicazioncina mail, selezionerete la casella di posta di cui volete vedere se sono arrivate nuove mail, se ne avete più di una, e poi trascinerete giù così la schermata dell'iPhone e vedrete che l'iPhone è lì pronto a scaricare la nuova posta appena arrivata. E ovviamente bisogna anche aver cura di controllare la luminosità dello schermo, o lasciando le impostazioni di default della luminosità automatica e poi magari abbassandole leggermente, oppure mettendo addirittura, anziché luminosità automatica, quella manuale, che abbasserete per la vostra comodità ma anche per evitare eccessi. E poi, come dicevo prima, una cosa importante da fare: se notate un calo della batteria improvviso dopo che fate un aggiornamento di sistema operativo, ricalibrare la vostra batteria. Come funziona? Funziona con il caricare fino al 100% la batteria, poi aspettare che la batteria del vostro dispositivo si sia completamente scaricata fino a che addirittura non si spegne da solo. Quindi mi raccomando, fate questo, arrivate al fatto che si spenga da solo, dopodiché dovete ricaricare la batteria senza mai interruzioni di nuovo fino al 100%. Fatto questo, finito questo, staccate il vostro iPhone dal caricatore e eseguite subito un hard reset. L'hard reset è, negli iPhone precedenti all'iPhone 7, la pressione contemporanea e continuativa del tasto home più tasto accensione fino a che, dopo che lo schermo va completamente a nero, non torna la mela, e a quel punto rilasciare i tasti. Mentre dall'iPhone 7 in poi si deve tenere premuto il tasto accensione contemporaneamente al tasto volume giù, con le stesse modalità, fino a che non riappare la mela. In questo modo il dispositivo si riavvierà autopulendosi da impostazioni sbagliate, memorie di settaggi non corretti, eccetera, e la batteria dovrebbe trovarne giovamento. Ecco, adesso mi tolgo pure gli occhiali visto che vi devo salutare. Spero come sempre che questi consigli vi siano stati utili. Se è così, ditelo con un pollice in su qui sotto al riquadro video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un click qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, e potete seguirci anche su Instagram, l'account si chiama Apple Caffè Official. E adesso c'è anche il nostro gruppo Facebook, il gruppo
sezione Facebook dove siete voi a poter mettere tutti i contenuti e le domande che volete quando volete. Ci trovate come gruppo su Facebook con il nome Apple Caffè e Popcorn. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito nonostante queste condizioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.